Ben ritrovati con l'informazione del RTC Quarta Rete. In apertura il coronavirus. Sono 13 i casi accertati in Campania. De Luca richiama l'attenzione della cittadinanza sul senso di responsabilità e conferma la riapertura delle scuole lunedì. È un appello al senso di responsabilità quello lanciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella conferenza stampa tenuta questa mattina per fare il punto della situazione sul contagio da coronavirus. Ad oggi in Campania sono 13 casi accertati da Covid-19, 3 sono in buona condizione ma ricoverati, il resto è asintomatico. 9 a Napoli, 2 a Caserta, 1 a Benevento, 1 a Salerno, dove oltre alla 26enne tecnica di laboratorio rientrata da Cremona a Montano Antilia si attende l'esito di un tampone su una famiglia del Rione Carmine che ha chiesto la verifica perché con sintomi febbrili è preoccupata dal passaggio del capofamiglia nell'aeroporto di Dubai. Il governatore si è soffermato a lungo sul lavoro rigorosissimo per ricostruire il percorso fatto dai contagiati e risalire a tutti i presunti contatti avuti. Parliamoci con grande chiarezza, ha detto poi rivolgendosi ai sindaci. Potete adottare comportamenti opportunistici e fermare tutto, oppure affrontare il problema sanitario senza far morire l'economia e prendere decisioni equilibrate e corrette. Insomma, la tutela della salute viene prima di tutto, ma davanti a ragionevoli elementi di serenità, dobbiamo non fermare l'economia. Anche in merito alla chiusura delle scuole, De Luca ha ribadito che la chiusura è corretta nelle zone a rischio, ma non in Campania, dove non c'è una situazione di emergenza, almeno fino al momento della conferenza stampa. Da lunedì tutte le scuole e tutte le attività pubbliche torneranno alla normalità, fermo restando le condizioni attuali, alla luce anche di una conferenza in programma con il Ministero. Vi ho detto che per quello che riguarda la Campania è stata emessa un'ordinanza che ha scadenza il 1 marzo. Quindi, nella situazione attuale, tutte le attività pubbliche possono e devono essere riprese, salvo diverse indicazioni che dovessero venire fra un'ora, oggi o domani, da parte del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Governo nel suo insieme. Ma ad oggi rimane fermo quello che è stato stabilito, avendo fatto fra l'altro un lavoro ulteriore di sanificazione, di igienizzazione dei locali anche destinati a attività scolastiche, credo che abbiamo tutte le condizioni per riprendere con grande tranquillità l'attività anche scolastica. Lo dico soprattutto per i colleghi sindaci, i quali ovviamente ci domandano che cosa bisogna fare. Ad oggi rimane fermo quello che è stato stabilito. Dal 1 marzo si va a riprendere le attività. La vita va avanti, la campagna non si ferma perché non ci sono condizioni scientifiche che lo rendano necessario, ha detto De Luca, che ha annunciato un incontro per lunedì con le categorie economiche. Infine una considerazione di natura politica. Il governatore ha ricordato la sua battaglia contro la possibile rottura dell'unità nazionale sulla gestione di sanità e scuola. Quanto accaduto in queste ore ha fatto emergere con franchezza assoluta la necessità di una funzione regionale della sanità senza la quale l'emergenza sarebbe stata ingovernabile. Rigore assoluto, ma quando non ci sono ragioni scientifiche vincolanti, bisogna continuare a vivere e a lavorare. Noi avremo, credo già lunedì, un incontro con le categorie economiche. È chiaro che noi abbiamo ricadute sul sistema alberghiero. Vedo il sindaco Ippolito, ovviamente, Cilento, costiere, isole, è chiaro che cominciamo ad avere disdette anche pesanti. Credo che chiederemo qualche altra cosa, non abbiamo visto nel dettaglio perché il decreto legge del governo e del Ministero dell'Economia è di qualche minuto, diciamo è ancora in corso di elaborazione. È chiaro che ci sono misure importanti per quanto riguarda i comuni della cintura, i 10 lombardi più uno del Veneto, ma dobbiamo già cominciare a dire al governo che la ricaduta economica va al di là dei comuni della cintura rossa, perché i colpi pesanti li abbiamo, ripeto, nel Cilento, nel litorale Domizio, a Ischia, a Procida, a Capri, nei luoghi d'arte, quindi è chiaro che c'è un problema di carattere generale che va al di là della zona strettamente legata al focolaio.
Le notizie sul coronavirus che effetto stanno avendo sulla quotidianità dei cavesi? Lo abbiamo chiesto in giro per il Borgo Porticato. Nei dibattiti televisivi e negli scambi di battute quotidiane, ormai da diversi giorni c'è un tema dominante, il coronavirus. Le opinioni si dividono. Se l'invito prevalente è quello alla calma ed attenersi a quanto disposto dagli organi competenti, non mancano di certo le preoccupazioni. Ma i cavesi come stanno vivendo questi concitati giorni? Lo abbiamo chiesto ai cittadini in giro per il Borgo Porticato. Allora, per quanto riguarda il coronavirus, cioè, come la penso io, cioè, hanno un po' esagerato mai i giornalisti esagerati in riferimento a queste cose. Ha paura che possa arrivare pure qua? No, a me tranquillo. A casa stanno tutto agitato, però io a me tranquillo. Si è trattato questo aspetto un po', diciamo, incuotendo timore e un po' di confusione. Però insomma ci rendiamo conto che la situazione è stata improvvisa e quindi non eravamo pronti. Purtroppo faccio finta di non ascoltare, quindi faccio la mia vita normale, perché comunque ogni anno, questo è il periodo dell'influenza, giustamente un po' di influenza uno si preoccupa, però vedi, io faccio la mia vita, ascolto poco perché so che significa. Nessun allarmismo allora? Da parte mia no, viva la giornata, che purtroppo quello che si ascolta, si sentono cose che purtroppo ha messo anche l'Italia in brutta luce rispetto ad altri paesi. Allora, sono preoccupato non tanto da un punto di vista sanitario, sono preoccupato da un punto di vista finanziario. Cioè, una comunità che riesce a reagire bene a questo genere di vicende è anche una comunità florida da un punto di vista finanziario. Se invece la paura ci ferma, fermare l'economia è il vero problema di questo virus, come direbbe qualcuno. Come state vivendo questi giorni in cui si parla tanto di coronavirus? No, guarda, una noia mortale questo coronavirus, non ho niente da dire. Non sono, cioè, un po' di ansia sicuramente, perché comunque uno ha i nonni a casa, però alla fine c'è, cioè, normale. Non mi La preoccupazione fondamentalmente è più per le persone care che non per se stessi. Sì. Poco fa il governatore De Luca ha annunciato che ci sono ulteriori casi in Campania, non hai paura che possa aumentare anche l'emergenza un po' qui a Cava dei Tirreni? Sì, sicuramente potrebbe aumentare, però vivere con paura non credo che porti le persone ad agire in maniera razionale. Bisogna prenderlo, come dire, come viene, ecco, nel senso che quando si presenterà il problema si cerca di affrontarlo nel migliore dei modi, ovviamente prendendo le giuste precauzioni ora, che credo che comunque siano state prese fino a questo momento con le disinfestazioni delle scuole, delle università, chiudendo le università che sono comunque i luoghi pubblici. Però trovo assurdo, per esempio, di quello che è successo in alcune zone, che sono stati chiusi gli eventi pubblici come anche le partite, e poi c'è stata un'affluenza all'interno dei supermercati, quindi una forte affluenza di persone, e quindi le persone potevano essere contagiate anche all'interno di quel luogo. Adesso, insomma, si è capito che alla fine è un virus, se uno fa attenzione, insomma. Mi sembra anche un po' esagerato tutto questo panico che ci hanno trasmesso, voglio dire. Come a suo avviso, nei primi giorni in cui si sono diffusi i primi contagi se ne è parlato tanto e anche con toni particolarmente allarmistici? E come sempre in ogni cosa ci rimangono dei punti interrogativi, un giorno ci risponderemo anche a questo, adesso non lo so. Turismo, ma non solo, il coronavirus infetta tutti i settori economici, scopriamone di più nel servizio che segue. Siamo all'inizio dell'inizio o all'inizio della fine? L'interrogativo che l'imprenditore salernitano Mauro Maccauro, già presidente di Confindustria Salerno ed oggi alla guida dell'Euroflex, ha affidato ad un post sulla sua pagina Facebook, dà in estrema sintesi eco alle preoccupazioni che in queste ore affannano il respiro anche delle imprese salernitane a causa dell'effetto coronavirus. La durata di questa crisi sull'economia non è certa, ma gli effetti sì. Il turismo in primo luogo, ma non solo. Il blocco di una serie di attività legato in misura maggiore più al timore del contagio che a livelli effettivi di prevenzione, nei trasporti come in altri ambiti, rischia di mietere più vittime in economia che in sanità.
Stiamo combinando un disastro, ha scritto ieri il segretario regionale della CGIL Pensionati Franco Tavella, postando la foto della stazione di Salerno tetramente vuota. In Camera di Commercio alcune associazioni di rappresentanza come la CLAI hanno scritto al presidente Prete chiedendo la convocazione urgente di una giunta per valutare interventi a favore delle imprese. Come dicevamo, non c'è solo il turismo che trema con Confesercenti che ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità, ma in ogni settore si stanno registrando conseguenze. Senza scomodare la riduzione del traffico commerciale nel porto, basterebbe pensare a quello che è successo in questa settimana in tutto il mondo degli eventi. E poi commercio, industria, artigianato, perfino estetisti e parrucchieri in crisi per il timore del contagio, con la CNA costretta a diffondere un messaggio rassicurante sui centri regolari, ricordando che sono quelli abusivi a far correre dei rischi già prima del coronavirus. Senza pensare che potrebbe concretizzarsi l'allarme lanciato da Coldiretti: con il coronavirus i migranti invece di arrivare fuggono. Con ogni probabilità, stando a quanto dicono gli esperti, ci saranno più danni per la crisi economica generata dal panico che non per l'epidemia in sé. E se il coronavirus sembra essere destinato a risolversi o comunque essere contenuto in poco tempo, gli effetti della sua narrazione, in cui è chiaro che sono stati commessi errori gravi, resteranno a lungo. Il coronavirus rallenta anche le manovre politiche a Cava dei Tirreni. Mentre Servalli rinvia la riapertura della campagna elettorale, Murolo, in attesa del via libera di Fratelli d'Italia, lavora ai punti programmatici. L'emergenza sanitaria legata al coronavirus sembra rallentare anche le attività politiche in vista dell'imminente campagna elettorale per le elezioni amministrative di fine maggio. Il primo a farne le spese è stato il sindaco uscente Vincenzo Servalli, che in virtù degli avvenimenti di questi giorni e per le disposizioni regionali in ordine alle manifestazioni pubbliche ha deciso di rinviare a data da destinarsi la convention di apertura della campagna elettorale, inizialmente fissata per domenica 1 marzo al cinema Metropol. Intanto qualcosa si muove anche all'interno del centrodestra. In attesa del via libera definitivo dell'intera coalizione, Marcello Murolo, candidato a sindaco della lista civica Siamo Cavesi, ha annunciato la presentazione di 10 punti programmatici per il futuro della città. Ciò avverrà nel corso di una manifestazione pubblica in programma domenica 15 marzo alle ore 11.30 all'hotel Vittoria Maiorino. Stiamo mettendo a punto 10 punti programmatici da presentare alla città. Affronteremo soprattutto le emergenze che per Cava sono la sanità, l'ospedale, l'ambiente e la sicurezza urbana, e poi tutti i temi di sviluppo della città per trarla fuori dal blocco, dall'incaglio nel quale è caduta in questi anni. Ne stiamo discutendo con gruppi e con associazioni cavesi, perché quello di cui bisogna tenere conto sono gli interessi concreti e le forze vive della città, e organizzeremo un incontro per aprire il dibattito con la città, per presentare questi punti e per avere una risposta e un'opinione da tutti i cittadini. Dopo aver incassato il pieno sostegno della sezione cavese della Lega ed il placet di Forza Italia, a Marcello Murolo manca soltanto l'annuncio ufficiale dell'appoggio di Fratelli d'Italia. Anche se non manca qualche fibrillazione, a cominciare da Clelia Ferrara, che a quanto pare non intenderebbe fare passi indietro a favore di Murolo, la parola d'ordine nei vari partiti del centrodestra è unità. Nel pomeriggio, tre consiglieri comunali annunceranno la loro discesa in campo accanto a Marcello Murolo, tra questi Enzo Lamberti. Nel frattempo, anche Enrico Bastolla sembra essere pronto ad annunciare in tempi brevi la sua candidatura a sindaco alla guida della civica Liberi D. Il Movimento 5 Stelle, invece, ha ufficializzato la sua richiesta sulla piattaforma Rousseau per la certificazione della lista con la candidatura a sindaco di Giuseppe Benevento. Nasce a Vietri sul Mare lo Sportello Europa. Presentato ieri presso l'aula consiliare del Comune, il progetto vuole essere una finestra sull'Europa accessibile a tutti, ma utile soprattutto ai giovani in cerca di un impiego all'estero. Nasce a Vietri sul Mare lo Sportello Europa. Presentato ieri presso l'aula consiliare del Comune, il progetto vuole essere una finestra sull'Europa accessibile a tutti, ma utile soprattutto ai più giovani in cerca di un impiego all'estero. Con l'avvio dello Sportello Europa, l'amministrazione comunale vuole offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire informazioni utili per favorire nei fatti il processo di integrazione europea.
E finalmente parte questo progetto che abbiamo detto già in campagna elettorale. È un'idea che diciamo vuole avvicinare soprattutto i cittadini, le imprese e tutti coloro che vogliono investire. La comunità europea giustamente è quella che oggi può aiutare di più sia le imprese ma anche il pubblico. Questo sportello sarà quindi utile sia per quanto riguarda l'attività comunale, per diciamo prendere il più possibile dei progetti, portare avanti dei progetti per migliorare il nostro territorio, ma sarà anche soprattutto per i giovani, per le imprese, per coloro che vogliono investire e rimanere sul territorio vietrese. Le imprese vietresi sono conosciute ormai nel mondo con la ceramica, il turismo, ma ovviamente si può sempre migliorare, quindi grazie a questo aiuto e grazie all'idea di creare questo sportello, devo dire grazie all'assessore Anna Laura Raimondo che l'ha portata avanti e che oggi lo costituiamo, una Vietri quindi che guarda al futuro, come abbiamo sempre detto. Tale iniziativa riguarda l'attivazione di uno sportello informativo territoriale, in grado di fornire gratuitamente documenti, informazioni e approfondimenti circa le opportunità derivanti dai finanziamenti comunitari e sulle possibilità di lavoro e studio all'estero. Lo sportello Europa rappresenta uno strumento attraverso cui i cittadini possono contribuire insieme con l'amministrazione a migliorare il nostro territorio. È stato infatti inteso come un raccoglitore di idee. L'ufficio di progettazione europea sarà a disposizione dell'utenza una volta a settimana. Sarà aperto al pubblico ogni martedì mattina dalle 9 alle 12.30 e seguirà, a parte questo servizio a sportello, ci sarà poi un'informativa che viaggerà sui canali social, quindi avremo un'apposita pagina Facebook e altresì le informazioni saranno inserite in un'apposita pagina web del sito del Comune di Vietri sul Mare. Aspettiamo quindi la cittadinanza tutta che si faccia promotrice appunto di nuovi progetti, di nuove idee, al fine appunto di mettere in campo nuove soluzioni per migliorare il nostro bel paese. Nessun rinvio per la sfilata dei carri allegorici del Gran Carnevale Maiorese, prevista per domani, domenica 1 marzo. Vediamo. A Maiori, i colori e l'allegria del carnevale continueranno a regalare il buon umore nonostante questi giorni di apprensione per il coronavirus. Confermata la sfilata dei carri allegorici e dei balli in programma per domani, domenica 1 marzo. Le uniche manifestazioni del Gran Carnevale Maiorese sospese sono quelle previste per la giornata di oggi e di domani nei soli luoghi chiusi, rinviate a date da destinare. Tale provvedimento si è reso necessario nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid-19 disposte dalla Regione Campania e delle indicazioni diffuse a livello nazionale. Tale decisione vuole essere un segnale di incoraggiamento per reagire e non bloccare ulteriormente l'economia del Paese, che in queste settimane sta registrando gravi danni e rallentamenti ai settori del turismo, della cultura e dell'economia. E voltiamo pagina e passiamo allo sport. Questa sera la Cavese affronterà la Casertana in trasferta. Fischio d'inizio alle ore 20.45. Salvatore Campilongo, l'allenatore della Cavese, ha presentato ieri in conferenza stampa la gara di Caserta. Adesso è normale che questa partita è diversa da quella del Rende. Domani è un derby, una partita difficile, su un campo difficile, che anche loro dicono che non si può giocare a calcio perché è un campo che è difficile da mettere a giocare a calcio, mettere la palla a terra. E incontreremo una squadra sicuramente arrabbiata, una squadra che vuole vincere, una squadra che non vince dall'8 dicembre, quindi è una squadra che è un momento che non trova la vittoria, però io credo che questa è una squadra buona, una squadra che ha organizzazione, una squadra che in questo momento gli manca la vittoria, ma che comunque Non tutte le squadre l'hanno messa sotto, hanno avuto sempre difficoltà a giocare contro questa Casertana. Oggi io ho sempre detto che noi prima arrivavamo alla salvezza, ancora non ci siamo, quindi voglio dire comunque ancora non ci siamo, siamo al 90%, abbiamo messo un bel mattoncino su questa salvezza, però non siamo nemmeno, io voglio arrivare ai playoff, cioè nel senso che ci voglio arrivare io come ci vuole arrivare la squadra, poi il campo dirà se siamo bravi a arrivare nei playoff. Ci abbiamo 30 punti a disposizione, vediamo fino alla fine dove siamo capaci di arrivare. È normale che oggi possiamo anche
quando andiamo a fare le partite le possiamo giocare con una mentalità diversa. Se prima ci preoccupavamo molto di difendere, di stare stretti, di essere più accorti, oggi dobbiamo fare quello più quello, cioè nel senso che dobbiamo essere bravi a difenderci, ma nello stesso tempo anche essere più cattivi, avere più fame nell'andare alla ricerca della vittoria. Vincere a Caserta ci permetterebbe di raggiungere quella che potrebbe essere la quota salvezza, 40 punti possono essere. Ma vincere a Caserta, noi andiamo sempre per vincere, in ogni partita facciamo per vincere, poi ci sono gli episodi, ci sono le componenti, c'è la squadra avversaria, e noi siamo 11 contro 11, scendere in campo, questo è il nostro obiettivo, di fare grande partita, grande risultato, e domani noi siamo consapevoli di essere una buona squadra, di avere 37 punti, fino adesso di aver fatto molto bene, siamo in un periodo abbastanza dove ci stiamo esprimendo anche bene, e quindi ci andiamo a giocare la partita per vincere a Caserta. Poi ci sarà anche l'avversario e quindi dobbiamo mettere in conto della squadra. L'importante è la fame, l'importante è la cattiveria, l'importante è quello che si dà in mezzo al campo. La Cavese, che stanotte ha sostenuto il ritiro prepartita a Cava, ha effettuato un allenamento stamattina. I metelliani hanno perso per influenza il difensore Matino, che pertanto non gioca, e restano fuori anche Kucic, Rocchi, Nunziante, Lulli, Addessi e Balan. Però rientra il centrocampista Favasuli. Quindi potrebbero giocare Bisogno in porta, Polito, Marzorati, Marzupio, Enricchi in difesa, Matera, Castagna e Boulevardi a centrocampo, Spaltro, Germinale e Russotto in attacco, e non è da escludere neanche un cambiamento in avanti, con Russotto che lascerebbe il posto a Sainz Mazza. E siamo al basket. L'emergenza coronavirus ha costretto la FIP Campania a rinviare le partite previste in questi giorni nei campionati regionali. Il Cava Basket contro il Nola dovrebbe giocare mercoledì. Un weekend atipico senza pallacanestro. Il Cava Basket alla fine non giocherà nella data inizialmente prevista. E lo stesso vale per tutte le altre squadre iscritte ai campionati regionali campani. La gara della Serie C Silver, che era programmata per domenica sera alle 18.30 alla palestra Mauro e Gino Avella di Cava dei Tirreni, tra i metelliani e il Nola, è stata rinviata dal comitato campano della FIP, così come tutte le altre. Il comitato ha in pratica rinviato le partite di competenza regionale previste per questo weekend, comprese appunto quelle della Serie C Silver, per l'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della Regione per consentire gli interventi di disinfezione a causa dell'emergenza coronavirus. Di conseguenza anche le palestre restano chiuse fino a tutto il 1° marzo e anche la stessa squadra del Cava Basket non può allenarsi lì agli ordini del coach senatore. Stando alle indicazioni attuali, se non interverranno fatti nuovi, il match che dovrebbe opporre gli Eagles quarti in classifica al Nola fanalino di coda è fissato per mercoledì sera, il 4 marzo, alle ore 21:15. Quale che sia la data in cui si giocherà, i bianco-blu avranno bisogno di vincere per ottenere la qualificazione aritmetica all'appendice dei playoff. Hanno 22 punti e vengono da 3 sconfitte consecutive, mentre la quartultima, che è Curti, ha attualmente 8 punti, 14 in meno del Cava Basket. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.